penso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Buongiorno a tutti, sono Cinzia. Allora, l'8 marzo sarà la festa della donna. Tanti e tanti anni ormai che hanno lanciato questa festa. Allora, mi farebbe piacere oggi ragionare, riflettere un attimo su cosa vogliamo noi donne oggi. L'abbiamo capito? Non lo so. Allora, in passato, no? Dicevamo, si è parlato per secoli delle donne in sudditanza dal marito, dal padre, dall'amante anche, mentre poi negli anni, dagli anni 80 in poi, tutte le ragazze, tutte quelle che avevano studiato, tutte quelle che avevano, si erano tolte da quello che era la sudditanza familiare, mentale dell'uomo, hanno iniziato a inserirsi nel mondo del lavoro. Certo, il mondo del lavoro è stato molto duro per tantissime professioniste, no? Nel senso che tutto sommato, perché studiare? Al giorno d'oggi ho già sentito donne che dicono: perché studiare? Perché ci dobbiamo allenare per essere le più brave quando poi la gara è truccata? La gara però non è più truccata, perché se noi pensiamo a cosa sta succedendo oggi, indipendentemente da quelle che sono le idee politiche, io sono felicissima di Giorgia Meloni, dall'altra parte questa nuova Eli. Io trovo una cosa meravigliosa, che finalmente alcune donne sono arrivate in alto. C'erano già state delle figure politiche in evidenza, ma queste due ragazze, perché sono giovani, ce l'hanno fatta. Allora, abbiamo detto che le ragazze, le ex ragazze che oggi hanno 50-55 anni, hanno studiato, lavorano, però effettivamente il danno c'è sempre, nel senso che se un tempo, tutto sommato, a ricevere il marito a casa c'era la moglie che aspettava accogliente, o non era accogliente, ma era lì con i ragazzi, con le varie situazioni. Al giorno d'oggi le ragazze, le donne fanno una vita veramente, veramente pesante, no? Nel senso che tutto sommato ce la stanno facendo, alcune appoggiandosi ai genitori, altre appoggiandosi ad asili nido. Ci sono bambini che escono dall'asilo nido alle 7 di sera. Sinceramente non trovo questo molto doloroso per chi li ha voluti e per chi vive i primi anni della propria vita in un'istituzione fino a tarda sera. Dov'è la soluzione? Io non lo so. Certo che al giorno d'oggi sentivo un pochettino un'altra volta parlare alcune ragazze che dicevano che queste ragazze, che sono cresciuta con un modello antico. L'ho girato e rigirato senza sapere dove andare, ed ho cenato a prezzo fisso seduto accanto ad un dolore. Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? E mi fanno compagnia 40 amiche le mie carte,
anche il mio cane si fa forte e abbaia la malinconia. Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? Preferiscono forse non replicare più. In un'epoca di al giorno d'oggi avara di promesse lavorative, ma anche forse nella loro mente hanno vissuto
adolescenze e infanze con babysitter nonni, mentre le mamme le vedevano un po' poco, però direi che tutto sommato quello che c'è di bello al giorno d'oggi, che con grande fatica, con grande sacrificio, pagandone le conseguenze, uno può essere come vuole. Quindi, oltretutto al giorno d'oggi si può fare famiglia in tanti modi, no? In tanti modi si può procreare, in tanti modi anche nel sesso ci siamo emancipate, ma questo non vuol dire che si faccia di più o che si sia più felici, no? Semplicemente al giorno d'oggi ognuno finalmente è quello che si sente di essere. Ma allora, alla fine, cos'è che le donne vogliono? Più ascolto, più attenzione, più lavoro, più soldi, più svago, più amore, più tempo. Ma certo, è emerso che la salute e la forma fisica viene innanzitutto. Ma il grande assente è sempre l'amore, no? Possono passare secoli, possono passare giornate sì, giornate no, però alla base di tutto io che ascolto uomini e donne si rincorrono sempre tutti per fortuna, eh. Le ragazze, le donne del giorno d'oggi, specialmente a 40-50 anni, è l'età, è una seconda adolescenza, è un'età veramente pesante, anche se è un'età stupenda, 50 anni. Sei ancora fresca, hai capito tutto e dovresti tutto sommato iniziare una vita con maturità e con più adeguata ai propri bisogni. Sei la mia canzone che nessuno sa, il bacio di chi è stato un secolo a digiuno, l'illusione sopra il treno di ciascuno quando se ne va. Sei la ragione che mi porta alla follia, la notte che andrà via con la stagione morta, l'emozione che è rimasta dentro assorta come una poesia. Tu sei un volo d'aquilone, la mia assurda tentazione, sei la perdizione, la virtù. Tu sei la confessione che non faccio mai, la buona azione dentro il ballo di un abbraccio, l'ovazione per un timido pagliaccio che fa solo guai. Sei l'attrazione che mi tiene fermo là, il canto e l'ossessione delle mie sirene, la prigione senza sbarre né catene, ma rimango qua. Tu sei la mia dannazione, la mia sola religione, sei il balcone che ora spio lassù. Di tutti i miei sé, la barra di un timone che è in balia dei frutti, l'acquazzone che disseta i campi asciutti e che prosciuga me. Sei la liberazione della mia città,
Tu sei l'artione che mi sta sbellando il cuore, l'espressione che cancella ogni rancore in silenzio sta. Tu sei premio e punizione, le mie ali di cartone, sei il burrone dove cado giù. Abbraccia tese mani vuote, suonerò finché non senti tu, non altro che dodici note, un po' di parole appresso e niente più, e niente più, e niente più. Sei la disperazione, poi l'esaltazione, la passione, la crocefissione, la resurrezione, infine l'ascensione, abbraccia tese mani vuote, suonerò finché non economiche, se le condizioni anche mentali, no? Perché gli uomini al giorno d'oggi sono state, le donne sono state sdoganate. Io sento spesso ragazzi, uomini che poi tutto sommato non hanno grandi difficoltà a trovare, a vedersi, a stare insieme, a rinnovare le loro compagne. Mentre le ragazze, tant'è, fino in fondo ci sono anche quelle più fantasiose, quelle più aggressive, quelle che hanno deciso che tutto sommato anche il sesso o l'uomo, il compagno, si può vivere come per secoli gli uomini hanno vissuto il concetto di donna. Però poi tutto sommato, a parte qualche raro caso, la famiglia, i figli, fermarsi un attimo, è un comune denominatore di tutto. Il comune denominatore è l'amore, ma l'amore, come ho già detto più volte, succede una o due volte nella vita, per fortuna, perché ti porta in cielo come tutto sommato. Solo l'amore può farti stare malissimo. E vogliamo parlare anche delle donne separate, sono più donne separate che uomini separati, donne che fanno una vita veramente, veramente complicata. Lasciamo da parte i soldi, l'economia, e io parlo anche della capacità di avere della propria responsabilità ogni giorno i figli. E spesso le donne separate non è che abbiano poi queste grandi entrate, no? Senza andare nei casi più specificatamente dolorosi di chi si deve procacciare questi
soldi che il marito, l'ex marito non vuol dare per cattiveria, perché non ce li ha, o semplicemente perché tutto sommato ha del livore. Io lavoro molto sulla mediazione familiare e mi rendo conto che sta arrivando adesso tutta un'ondata di, parlo sempre, 30-40enni, figli di separati, hanno delle sofferenze interne molto, molto grosse, molto, hanno avuto il danno. Allora, potrei ancora continuare per un po', però tutto sommato direi che di cose ne abbiamo già messe molto sul tavolo, no? E allora, che cosa vogliamo proporci? Proporci di guardare al futuro, no? Questo viaggio che io ho fatto adesso attraverso i nostri desideri e le nostre priorità sta per finire. Quindi le donne, e ne siamo fiere, finalmente dopo secoli si sono quasi, per fortuna, asservite. Però vogliamo essere in forma, vogliamo innamorarci, avere un lavoro che ci lasci troppo tempo. Alla fine forse manca, cosa che ci manca di più? Ci manca il tempo, cioè, di dedicarci a se stesse, di fare delle amicizie. Vogliamo stare bene, divertirci. Però col crollo delle grandi ideologie sessantottesche non c'è più niente che trascenda ormai al giorno d'oggi. Certo, c'è l'ingresso dei social, che come tutte le volte io sottolineo, dove è anche facile trovare un compagno, una compagna, ci si propone sotto anche mentite spoglie. Sono percorsi un po' a rischio, perché tutto sommato tu non sai chi c'è al di là, però può essere anche un, perché no, può essere anche una cosa interessante, un gioco. Va bene, io mi sembra di capire che più che mai al giorno d'oggi le donne sono consce dei limiti e dei vantaggi di esserlo. Vorrebbero quello che poi forse non avranno mai. E però nello stesso tempo direi che forse come non mai al giorno d'oggi c'è la consapevolezza di quanto uno debba essere autosufficiente. Non importa sposarsi o non sposarsi, incontrare il principe azzurro, incontrare il rospo, ma devi essere autosufficiente. Questa è la cosa principale. Arrivederci. Sa se ti alzi ancora mezza addormentata, se ti scaldi il petto con la tazza tra le dita, se ti fai la doccia sulle punte a schiena un po' inarcata, se ti provi tutti gli abiti e non c'è mai un sì. Chi lo sa se cerchi dove l'auto è parcheggiata, là in mezzo al traffico ti metti la matita, se ti volti verso me con la tua faccia stralunata, io mi vedo e chiedo perché invece resti.
resto qui. Se è meglio esserci o non esserci. Io non sono lì, lì dove eri tu, quando un'aurora ci stupì, in quel temporale che un'estate ci ammattì, dentro un bacio eterno che il cuore ci stordì, tra i desideri e giuramenti che il mondo non udì. Sento come se io fossi lì. Chi lo sa se arrivi sempre all'ultimo affannata, se tu mangi poco e non ti trovi dimagrita, se ti alleni con la stessa maglia, logora e bagnata, se ti vedi con le amiche a ridere di chi. Chi lo sa se a cena ti sei solo un po' ubriacata, se rientri tardi e ti abbandoni giù sfinita, se ti appoggi al mio cuscino con la testa già sonnata, io ti penso a un senso pure viverti così, che è come esserci e non esserci. Io non sono lì dove fosti tu, mentre una stella ci smarrì lungo il falso piano che un inverno ci tradì, sotto quella neve che i passi ci sbiadì, nelle carezze, negli abbracci che il gelo indirizzì, che stringo come se io fossi lì. Io non sono lì dove sarai tu, e il nostro amore che appassì con le parole, con le note che fa il tempo butta lì, e canto come se io fossi lì. Sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha.